a tutti ragazzi, benvenuti in questo video video, come potete vedere siamo su Jurassic World Evolution 2 come sempre. Oggi vedremo invece l'Oviraptor, signori. Siete pronti? Il nostro primo onnivoro nel gioco. Eccoli qua, fantastici, fantastici. Stranamente non hanno qualcuno che tipo ci fa un'introduzione. Molto, molto strano questa. Ah, ecco qui dice. Secondo me, questo animale Ok, non merita la dicevo. sua cattiva reputazione. Quando avevano a disposizione soltanto i fossili, gli scienziati hanno bollato questo amante delle dune mongole come ladro di uova. Vero. Invece, si prendeva solo cura dei suoi piccoli. Era una brava Perciò, madre. per O quanto mi padre. riguarda, l'Oviraptor è un Madre, penso. tipo a posto. Vero, alla fine il nome ora è sbagliato, ma effettivamente cambiare il nome a un animale comunque così famoso non è per niente facile. E tra l'altro qui vediamo la skin proprio di Dominion, signori, c'è uscita proprio quella, con il rosso sul becco e sulla cresta. Davvero, davvero un bel modello, sembra un pollo. E potete vedere che appunto lì ho messo della carne, perché qua tra le cose che richiede foresta, foglie basse e anche la carne. Stai per andare a mangiare? No, mi sa che stanno solo espandendo il territorio. Tra l'altro c'erano dei colori bellissimi. Eccoli, guardate questo qui con un bel azzurro sopra la cresta, tutto nero con le striscette bianche. Questo invece che sembra una specie di fenice, molto molto carino pure questo. Questo è molto simile ma c'ha un po' di viola sulla testa. Questo è tutto con il verde, bello, bello, bello. C'hanno dei bellissimi colori animali con le piume, non c'è niente da fare. Bellino che tengono la coda bella dritta, così sono equilibrati e non cadono. Questo è un po' troppo verso il basso come corre, però è molto molto figo sinceramente. Guardate la capretta, quanto è grande in confronto a loro. Tra l'altro già vi dico ragazzi, questi animali non potranno cacciare niente, però potranno essere cacciati dai carnivori piccoli, diciamo. Quindi quelle delle dimensioni dei raptor, fino più o meno a un australopithecus. Infatti dopo vediamo un po'. Quindi non possono nemmeno cacciarli i dinosauri di medie dimensioni e grandi. Un po' come è successo per il listro purtroppo, ragazzi, già l'ho verificata sta cosa. Ma non per niente, vediamo un po' le varie animazioni. Magari penso che adesso l'interazione la faranno. Che sta avvicinando quello verde. Ecco qua. Ed è bellissima la loro interazione, guardate. Bellini. Che tipo girano. Questa penso che sia una delle animazioni di interazioni migliore. Sinceramente, bella veloce, guardate, pure la dita la stanno facendo. E il piumaggio è fatto molto bene. Io purtroppo il gioco ce l'ho in grafica bassa, quindi non lo sto godendo al massimo. Guarda, guarda, di nuovo lo stanno rifacendo, sempre gli stessi. È una cosa che già mi è successa parecchie volte. L'ha colpito un po' con la coda. E gli stessi fanno 2 volte animazioni. Pure questi, guardate. L'hanno fatto invertito. È una cosa molto particolare, mi chiedo se sia voluta o meno. Però è una figata, sinceramente approvo. Stanno per farlo un'altra volta. Ma quante volte le fate queste animazioni? Questo bellino, quella fame. Ok, ragazzi, perfetto. Stiamo a vedere invece l'animazione di come mangiano la carne. E non mangeranno solo la carne, ma appunto anche le foglie basse, come vi ho detto prima. Vediamo un po'. Sono molto piccolini, guardate quanto è grande la cosa, la mangiatoia. Ecco qua, lui è caduto il pezzo, l'ha preso con le zampe di dietro. E se l'è mangiato, bello soddisfatto. Vediamo un po' più da vicino, semmai. Guardate qua come mangia. E poi se ne va con un bel pezzo di carne. Molto, molto figo, sinceramente. Vediamo, forse vuole bere pure. Ecco qua che beve. Si guarda attorno, giustamente, per vedere se ci stanno pericoli. E poi dà un'altra bevuta. Sì, ti ripeto, sembrano davvero tanto dei galli, ma mi piacciono tantissimo. Vediamo se riusciamo a prenderne uno che invece mangia l'erbetta. Dovrebbe avere un'animazione proprio simile a quando un pollo becca per terra. Perché diciamo che penso che si sono ispirati proprio ai polli, quelli della Frontier. Ah, sei quello di Dominion proprio. Ecco come invece stanno seduti. Così gratta un po' con la testa, che la stortella tutta quanta. Cioè, come cavolo, oddio. Se l'è proprio scassata quella testa in pratica. Bellino, gratta pure a terra con le zampe anteriori. Cioè, con le zampe posteriori, scusatemi. E sta per essere investito dal camion. Oh, sta per fare pure animazioni quando mangia, ragazzi. Vediamo, caro, caro Ovi di Dominion. Sei troppo piccolino pure tu, in mezzo all'erba ti confondi. Eccolo. Sta allineando piano piano. Ecco qua. E becca a terra e tira un po' con le piantine. Sì, sembra molto un pollo, ripeto. Molto 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 figo, sinceramente, mi piace tantissimo. Bene, signori, vediamo invece come muoiono. Ho preparato già dei raptor tutti belli pronti e cattivi. Attenzione, eccoci qua con il raptor pronto, pronto, pronto. Oh, lo prende in bocca, lo strattona malissimo e poi lo lascia cadere.
Molto molto aggressivo e carino, dai, non male. Tutti quanti, diciamo, i carnivori piccoli faranno questa animazione, ragazzi. Ripeto, quelli grandi e quelli medi non potranno cacciare i nostri poveri ovi. Guardate come corrono tutti quanti insieme. Eccoci qua, ragazzi, attenzione, attenzione di nuovo. Oh, dov'è? Questo qui? No, è questo qua di dominio. No, poverino, non se ne è nemmeno accorto in pratica. Ecco qua, perfetto. Ebbene, queste sono le loro animazioni di come muoiono pure. E vediamo un po' con lo Species Viewer un paio di cose, un paio di skin simpatiche. E poi ci salutiamo, signori, e passiamo ai prossimi. Eccoci qua con l'Oviraptor, signori, sempre quello di Dominion. Vediamo un po' di combinazioni. Bello giallo così. Azzurro pure non è male. Questo è molto molto figo. Aspetta, vediamo se riusciamo a farlo. Oh, bellissimo! Anche questo si può fare tipo un pavone in pratica. Vediamo, sì, questo qua è il colore migliore. Se volete fare una specie di pavone. Vediamo forse se lo mischiamo bene. Sì, questo penso sia il migliore. Oh, questo è ancora meglio. Questo è perfetto. Un altro dinosauro pavone. Abbiamo pure il Pyro. Si poteva fare la stessa cosa. Vediamo un po' qualche animazione, magari. Questa è quella standard quando stanno in piedi. Ah, che beccano a terra. Beh, si sente molto simile a un pollo. Ci sta, ci sta. Molto carino. Quella da seduto più o meno già l'abbiamo vista. Che è quella che gratta a terra con le zampe da dietro. Pezza pure il collo. Molto molto bello. Bene, signori, voi cosa ne pensate di questo Oviraptor? Vi piace? Non vi piace? Vi piacciono i colori? Io ripeto, quelli con le piume secondo me sono quelli che vengono meglio. Guardate pure così com'è bello. La frontiera quando vede le piume si scatena. Infatti spero molto nel Moros Intrepidus che vedremo dopo. Bene, signori, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!